Siamo al mercato di Campagna Pagno Amica. Amica della Coldiretti in via San Teodoro, in pieno centro di Roma, dietro a Campidoglio. Sta con me un esponente della Coldiretti, Patrizio Mariotti, che adesso ci illustrerà un attimo questo mercato della Coldiretti, per cosa consiste, perché lo fate e i prodotti che si vendono, che caratteristiche hanno. Questo è il mercato di San Teodoro, è ormai 2 anni, una realtà consolidata da ormai 2 anni in quel di Roma. Ci sono i nostri produttori anche a Testaccio e ci saranno a breve anche fra poco al mercato di Cortina. L'iniziativa Tiburtina, zona Pietralata, Santa Maria del Soccorso. Questo mercato nasce da dalla più grande esigenza che abbiamo, che è quella di cercare di portare sempre più a contatto produttori e consumatori in maniera assolutamente diretta, lineare e spontanea. Il nostro mercato si basa proprio sul taglio di tutti quelli che sono i passaggi di intermediazione e quindi sul rapporto diretto Per cui dal produttore-consumatore. contadino al consumatore. Esattamente, Poi i banchi sono direttamente gestiti da chi produce assolutamente prodotti. aziende nostre, socie della Coldiretti, associate a Campagna Amica e naturalmente con una filiera tutta italiana, una filiera corta, spesso una filiera a chilometri zero, con prodotti di eccellenza agroalimentare, con prodotti tipici dove viene privilegiata la località, la stagionalità, la tipicità, dove viene privilegiata la artigianalità e la tradizionalità del prodotto. Quindi qui trovate prodotti tipici, prodotti a denominazione di origine protetta o controllata e trovate tutta la filiera agroalimentare, in questo caso di Roma, provincia e del Lazio, con prodotti che spaziano dai prodotti da forno, ai biscotti, ai dolci, alle marmellate, ai succhi, alla carne, bovina, ovina, suina, ai formaggi, agli insaccati, ai salumi, al pane, ancora ai prodotti da forno, all'ortofrutta fresca, il vino, l'olio, i distillati, la frutta secca, le granaglie, i legumi e quant'altro di assolutamente straordinario viene proposto dai nostri coltivatori, dai nostri imprenditori agricoli su questi banchi. Il mercato ha già un successo straordinario, San Teodoro è già ormai conosciuto e stiamo lavorando affinché possa essere presto inserito anche come tappa fissa nei press tour e nei tour turistici più importanti, come tappa fissa, diciamo, delle tipicità, delle caratteristiche proprio di Roma e del suo territorio, in questo caso la provincia e in senso più esteso anche la regione Lazio. Il mercatino di San Teodoro, il mercato di Campagna Amica di San Teodoro è una struttura assolutamente nuova e innovativa che fa un po' da capofila, fa un po' da vetrina, da boutique a tutta una serie di altre iniziative che si sono sviluppate, si stanno sviluppando in tutta Italia, perché Coldiretti è presente su tutto il territorio nazionale, con un centinaio di federazioni provinciali, con una ventina di federazioni regionali e migliaia di uffici zona. Quindi la nostra capitalità è pressoché totale e su tutto il territorio nazionale stiamo cercando di portare avanti quello che è il nostro progetto legato alla tracciabilità, quindi al fatto che il consumatore conosca direttamente dall'etichetta, in questo caso anche attraverso la conoscenza diretta con il produttore, il prodotto, dove viene fatto, come viene fatto, da chi viene fatto, in che modo viene fatto, con cosa viene fatto, da chi viene garantito, da chi viene tutelato, certificato laddove c'è una certificazione chiaramente, e ha modo di acquisire non soltanto conoscenze enogastronomiche, culinarie, ma anche culturali e tradizionali, e soprattutto può cominciare a costruirsi, diciamo, la sua base di educazione alimentare nel sapere qual è il prodotto genuino, qual è il prodotto sano, qual è il prodotto organoletticamente valido, qual è il prodotto buono, rispetto alla molteplice offerta che c'è nella grande distribuzione, che però praticamente mai o quasi mai rispetta queste caratteristiche e queste peculiarità. Quindi diciamo che è molto importante questo tipo di attività, perché è uno dei mezzi attraverso i quali Coldiretti vuole raggiungere l'obiettivo della filiera corta, della filiera tutta italiana, della filiera tracciata, garantita, della filiera rintracciabile, e quindi aiutare i produttori, i coltivatori, gli imprenditori ad avere un reddito sempre più elevato e sempre più meritato. Dall'altro lato, aiutare il consumatore ad avere un prezzo molto contenuto rispetto a un prodotto di ottima qualità, di eccellenza, e un prodotto che sicuramente fa la gioia e della salute e del piatto in cucina. In altre parole, come uso dire io, la salute nel piatto. Dall'affluenza che vediamo, la
le persone hanno capito che qua insomma, i prodotti sono genuini, buoni. Assolutamente, chi torna qui, chi viene qui ci torna sempre. E se non torna sempre qui, va a visitare anche i nostri mercatini circoscrizionali turnari e va anche a visitare diciamo, tutte le altre iniziative diciamo, che ci riguardano. Una delle più significative e importanti è stata fatta non più di un mese fa, proprio qui vicino, sullo splendido anfiteatro, sullo splendido circuito del Circo Massimo, in cui abbiamo realizzato Cibi d'Italia. 4 giorni in cui i nostri produttori da tutta Italia, dalla provincia di Alto Adige fino al più profondo sud siciliano, per esempio la provincia di Ragusa, hanno esposto, fatto degustare, assaggiare e venduto i loro prodotti di eccellenza e di qualità a chi è venuto al Circo Massimo. Una grande affluenza c'è stata ed è una delle iniziative che riproporremo sicuramente nel corso del tempo, perché è un'ulteriore maniera per far conoscere a tutti, quindi cittadini e consumatori, le grandi potenzialità, i grandi prodotti, le grandi eccellenze che la nostra campagna, che il nostro mondo dei coltivatori produce, e fargli conoscere questi prodotti, ripeto, con un connubio di risparmio, quindi di costi contenuti e di qualità, di gusto, di salubrità, che non è raggiungibile in nessun'altra maniera che non attraverso queste modalità. Sì, infatti è un fatto eccezionale che dentro il cuore di Roma si possa comprare dei prodotti genuini. Non soltanto, un'altra cosa che mi sentirei di aggiungere è che questo tipo di esperienze comporta anche una riproposizione di socialità che nelle grandi metropoli è completamente assente, perché in realtà le persone che vengono qui si conoscono, si incontrano, si ritrovano, fanno amicizia e quel che più conta fanno amicizia e si riconoscono con i produttori, i quali spesso hanno anche aziende agrituristiche, i quali spesso fanno anche degustazioni e diciamo, fornitura di servizi diciamo, di ristorazione, e quindi spesso i soci della nostra organizzazione sono in grado anche di proporre un'esperienza in campagna a chi viene qui, e quindi si instaura proprio un rapporto diciamo proprio di conoscenza, di amicizia, di fedeltà, di collaborazione se vogliamo, come era un tempo. Spesso i nostri produttori forniscono le ricette, forniscono consigli, forniscono suggerimenti, quindi è anche diciamo una catena sociale che normalmente in questa società e nelle grandi metropoli si era spezzata, e qui invece viene in qualche modo ricomposta, viene in qualche modo riproposta e riconsiderata da tutte le parti, cioè produttori e consumatori. Quanti giorni si fa? Ogni settimana? Ogni sabato e domenica qui a San Teodoro. Quei 2 giorni a settimana si può comprare? Sì, sì, dalla mattina diciamo fino alla metà del pomeriggio del sabato, in genere dalla mattina fino al primo pomeriggio della domenica. Come possiamo vedere si possono anche assaggiare i prodotti, che c'è una cucina. Sì, sì, c'è una degustazione specifica dove viene fatto il servizio di ristorazione con prodotti tipici e dall'altro c'è la degustazione dei prodotti presso tutti i bar. Infatti qua è la cucina del mercato, dove si possono assaggiare i prodotti portati dalle agricolture, e dagli agricoltori si possono mangiare anche sul posto. Qui sabato e domenica si può venire al ristorante presso il mercatino della Coldiretti. Intanto mi avvicino a Mariotti, così ringraziamo per questa collaborazione. E ringrazio allora Patrizio Mariotti. Io ringrazio per voi alla prossima occasione. Come potete vedere anch'io ho fatto la spesa al mercatino di Santa. Va bene, grazie, alla prossima.